Bentornati ad una nuova puntata di uh, Tu per Tu, oggi con il presidente di Estra Francesco Macri, siamo proprio nella sua stanza, nella sede di Via Cocchi ad Arezzo. Allora, questa nomina, presidente che è arrivata da pochi mesi e che l'ha portato via diciamo, dal Consiglio Comunale, lei era eh, con Fratelli eh, d'Italia in Consiglio Comunale. Intanto parliamo insomma, di questa nomina subito, così almeno ci, ci racconta quando gli è arrivata la notizia, insomma come l'ha presa. Ah, è stato un evento inatteso per certi versi. Perché, anche dal punto di vista della compatibilità, eh, non pensavo eh, si potesse procedere a una nomina del genere. Poi, approfondendo il tema con l'assessore Merelli, con il sindaco Ghinelli, con gli esperti eh, giuristi, abbiamo verificato, essendo questa un'azienda non in controllo pubblico, anche se di derivazione pubblica, essendo un'azienda di fatto già quotata, avendo emesso dei bond, non si attiene a certe procedure rigide sulla come dire, inconferibilità degli incarichi. In questo caso è emersa la possibilità che anche un consigliere in carica potesse assumere la presidenza. È stato un risultato molto importante, una sfida incredibile per me perché rappresenta anche un'opportunità di, di fare un'importantissima un esperienza manageriale, però la ritengo coerente col mandato elettorale perché di fatto oggi le amministrazioni purtroppo dico anche si sono nel tempo spogliate della gestione diretta di molti servizi pubblici e parapubblici come in questo caso. Quindi il governo del territorio spesso e volentieri è più rappresentato all'esterno dell'amministrazione comunale in aziende di questo tipo che dentro l'amministrazione stessa, quindi lo vedo come un ruolo diverso ma perfettamente complementare e coerente con un mandato ricevuto. In estra si governa una fetta importante. Di servizi pubblici o parapubblici che contribuiscono al buon governo del territorio. Ecco, lei è entrato subito in un argomento che, tra l'altro, con la nostra trasmissione che vede come opinionista anche il nostro Davide Faltoni e Piero Franchini, che si chiama Nero su Bianco, abbiamo affrontato proprio la scorsa settimana, ovvero Arezzo svenduta? Punto interrogativo? Ecco, quindi il fatto che insomma, la nostra città possa avere eh, un presidente, insomma, aretino no? di un'azienda così importante, diciamo ci mette un po al riparo, almeno in questo settore, dal fatto che, comunque, siamo sempre stati un po' la Cenerentola della Toscana. Quindi eh, mi sembra di capire che, insomma, l'impronta aretina in Estra, lei la voglia proprio affermare in maniera, in maniera forte, oltre, ovviamente, a far crescere l'azienda comunque in tutti i suoi settori. Insomma. Vi ricordo che Estra eh, nasce dalla fusione originale di tre realtà aziendale al cui interno sono rappresentati 97 comuni, la vecchia Coingas che è, che, diciamo, è partecipata da 27 comuni del territorio retino, la Conzia Griprato e intesa di Siena, le vecchie tre aziende del gas, i vecchi consorsi pubblici che poi fondendosi in Estra hanno dato a un gruppo che ormai è di livello nazionale. La presidenza è sempre stata per i patti per i sociali garantita da Arezzo e devo dire che i territori retini, scegliendo il sottoscritto come presidente hanno voluto dare una risposta forte e garantire una presenza marcata di questo territorio nell'ambito di una grande azienda che forse, diciamo, nel, in tutto questo periodo che ha visto una grande crescita, ha comportato anche una leggera flessione del polo aretino, comunque dell'importanza della componente aretina. E io mi sono dato proprio questi obiettivi. Eh, far tornare questo territorio dentro questa grande azienda rappresentato in maniera adeguata. Questo non vuol dire che non sono il presidente di tutto il gruppo, vuol dire che eh, questa azienda essendo di origine pubblica ha il dovere eh, sociale di eh, come dire, ristorare questo territorio, di ribaltare su questo territorio investimenti, prospettive occupazionali e quant'altro per come dire, farlo arricchire o tornare a farlo arricchire. Questa è una delle più grandi aziende che insiste nella, nella Toscana, abbiamo oltre 700 eh, collaboratori tra dipendenti e indotto, un eh, fatturato che si avvicina al miliardo di euro e un bilancio sociale molto importante che eh, restituisce risorse al territorio ecco Estra è simbolo di energia lo sport altrettanto voi investite molto insomma anche in questo settore però prima di parlare dei progetti futuri faccio una domanda poi passo la parola al nostro Faltoni eh, un pochino più politica in questo caso al Francesco Macri che io personalmente ho conosciuto in ben due campagne elettorali molto importanti per questa città voi, esatto <ride> sì, <io adesso ride> e dal 95 eh, beh, bravissimo. Dal, non lo diciamo perché poi si fa il conto anche dell'età per quanto riguarda che no però no, ovviamente si scherza però ecco il comune di Arezzo cioè Arezzo in, in senso proprio come comune capoluogo è sempre stato un laboratorio politico molto vivace cioè non c'era davvero da eh, secondo me insomma da quegli anni lì in poi da dare più nulla per scontato e poi effettivamente così, così è stato quindi per ben due volte comunque eh, Macri è stato protagonista del fatto di aver riportato, insomma ribaltato no, l'equilibrio politico in questa situazione. Il centro destra in, in questa città ha vinto tre volte. Ci sono stati due Lucherini, la seconda amministrazione purtroppo è caduta rovinosamente, abbiamo imparato dagli errori fatti e dopo dieci anni di inattivismo amministrativo si è ritornati con una proposta vincente con Ghinelli sindaco. È una cosa positiva per la città che ci siano le condizioni per l'alternanza. Quando c'è alternanza c'è democrazia. E c'è la, la, la possibilità di fare meglio, perché questa città ha dato prova di voler cambiare gli amministratori se sono stati ritenuti inadeguati, inadatti. Più che gli amministratori è anche la compagine politica che come dire, eh, si alterna al governo di questa città. Bene, poi magari, insomma, so, so benissimo che adesso insomma, lei riveste un ruolo ovviamente istituzionale, quindi insomma la politica la lasciamo un attimo da parte, no, però è la sua grande passione. La politica è manageriale, quindi, quindi ecco. diciamo, la, la politica la faccio in altri termini, nel senso, nel senso puro del termine, in senso più amministrativo e manageriale, eh, dando il mio contributo per far crescere questa azienda. Anche quando si fa gli assessori non si può più fare i politici, un conto è fare il consigliere, e rappresentare un partito è un conto e fare l'assessore e servire tutti i cittadini senza distinzione di appartenenza politica. Io vorrei chiederle questo: qui siamo nell'ex sede di Coingas, quindi siamo eh, Arezzo, Toscana. Diciamo che questo era un po' un feudo, se possiamo dire, della sinistra. Quindi anche per la creazione di posti di lavoro, no? Ecco, allora lei che chiaramente viene invece da un'esperienza di centrodestra, a trovarsi ad amministrare un'azienda, amministrare comunque essere il presidente di un'azienda che è una partecipata pubblica, diciamocelo chiaramente, c'è la sua caratterizzazione politica e come ho detto prima la Toscana e Arezzo sono questo. Ecco, lei come si trova nel rapporto con i dipendenti, quindi un manager di centrodestra che si trova calato in un ambiente come questo che presumo sia anche molto sindacalizzato, quindi ora non sono tanti mesi che lei fa il presidente, ma insomma già ci potrà dire che significa questo. Ma, sì, guarda, in realtà io avevo anch'io questo tipo di preoccupazione, in realtà se vai a vedere i risultati eh, nel tempo, questa, la, se parliamo di Coingas è stata un'azienda sicuramente vicina alla parte politica, sicuramente nel passato fortemente politicizzata, però rispetto a tanti altri carrozzoni, questa è un'azienda che nel tempo, sto parlando di Coingas, è cresciuta in maniera seria, proporzionata. Non è stata affogata di dipendenti, è sempre stata un'azienda contenuta, ben gestita e quindi devo dare atto a tutti i dirigenti che si sono succeduti. Guardate che questo tipo di aziende, in mancanza di nomine politiche efficaci e competenti, prevale sempre il livello dirigenziale più che quello politico, prevale le capacità di un direttore generale, di un amministratore delegato. Devo dire che pur essendo inserita in un quadro... Di necessaria politicizzazione, questa non è di quelle aziende pubbliche in origine, e parlo di Coingas sempre, che eh, sprecava, che investiva malamente o gonfiava gli organici per sistemare gente, sicuramente lo avranno fatto, però guardando sempre ai risultati, e non è un, è un caso che anche le altre aziende eh, più o meno eh, si sono mosse in questo senso. Oggi, Estra è una realtà incredibile che Virtuosa che fa 55 milioni di utili netti nel 2015. Ecco, ma a livello questa di sindacalizzazione dei dipendenti sicuramente è alto, però eh, ho verificato una maturità e una modernità nell'approccio complessivo perché questa è un'azienda che mette al sicuro, mette al riparo. Oggi mi sembra che il mondo stia cambiando, quelle degenerazioni sindacali eh, questo, non sono sono, perché noi abbiamo avuto Abbiamo avuto ospiti di imprenditori aretini che hanno delle aziende che vanno per fortuna benissimo diciamo, e ci hanno detto tutti che di fatto non hanno il personale sindacalizzato, quindi sono aziende senza sindacati in azienda. Ecco, quindi lei invece ci dice che anche che la sua realtà estra, pur essendo estremamente sindacalizzata, è una realtà. Di... No, 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 come dire non, non ci sono influenze negative e ci sarà questa sindacalizzazione ma questo essendo nelle aziende pubbliche il sindacato paradossalmente ha sempre pesato meno in termini negativi perché insomma oggi prevale la preoccupazione di una crisi economica da cui sembra non si riesca a uscire e chi oggi lavora in aziende solide virtuose e anche un po' pubbliche si sente assolutamente più sereno di tanti che rischiano ogni giorno, che non si sentono più sicuri eh, nelle, ne, anche nelle aziende private, quindi insomma deve sentirsi un privilegiato una persona che lavora qui. Allora adesso ci fermiamo Presidente per un pochino di pubblicità perché insomma eh, le tv sappiamo benissimo che è il loro pane e quindi ci vediamo dopo per altri dieci minuti di chiacchierata con il Presidente Macri. Seconda parte di A Tu per tu nella stanza, proprio nella sede di Via Cocchi ad Arezzo della stanza del presidente di Estra Francesco Macri, che insomma ci ha aperto questa sede. A proposito della sede, c'è qualche novità? Ce la può raccontare? Qualche novità in arrivo per quella retina? O c'è ancora da no, diciamo mettere a punto? No, non con il presidente Staderindico, Engas. Stiamo approntando un, uno studio, un progetto per ristrutturare, rinfrescare un po' questa sede che è molto, comunque molto decorosa, molto dignitosa, ha una sua anche caratteristica, ma sicuramente andrà un po' migliorata eh, gli accessi, soprattutto la parte del pubblico, anche gli esterni anche il piano dei dipendenti, poi ci sono insomma, dei, dei problemi di efficienza energetica che non possiamo non risolvere visto che anche l'efficienza è uno dei come dire, core business di questa azienda e quindi è giusto che si rinnovi perché ormai siamo un'azienda di livello nazionale che ha già due belle sedi a Prato e a Siena e anche questa deve stare al passo. Allora, il futuro di Estra, come lo vede, che segno vorrà lasciare? Perché, come lei ben sa, ogni presidente, insomma, ognuno che eh, come dire, si mette alla guida ecco, di una barca come questa, sicuramente dà una direzione no? e vorrà lasciare un segno. Francesco Macri, che segno lascerà? Io ho sia la sensibilità politica e amministrativa che quella imprenditoriale e cercherò di dare un'impronta, come dire percepibile a questa azienda. Questa è un'azienda che si dovrà sempre di più caratterizzare come una, um, una multi-utility in grado di offrire molteplici servizi. Ormai non siamo più solo gas, solo metano, oggi questa azienda è vendita di energia elettrica, è domotica eh, grazie anche alle TLC, abbiamo Estracom che offre servizi di telecomunicazione, tra l'altro proprio Pochi giorni fa abbiamo concordato con l'amministrazione l'installazione di una banda ultralarga nell'area Pratacci, che offrirà a circa 2000 operatori un servizio tecnologico ad altissimo livello. Quindi abbiamo anche Estraclima con il presidente Banchetti, che offre servizi in tema di rinnovabili, quindi di fotovoltaico, eolico e di efficienza energetica. È una moltitudine capace di, di dare molteplici servizi nel segno del, dell'ambiente, del green job e quant'altro. Quindi è una grande realtà che fino ad oggi è cresciuta per acquisizioni ponderate. Intendo, non è un'azienda che va sul mercato alla ricerca di eh, come dire, utenza volatile. Noi abbiamo privilegiato acquisizioni eh, di aziende fortemente radicate nel territorio, un po' come siamo noi. Oggi molti magari non sanno che questa è un'azienda ormai che ha superato i confini regionali, abbiamo conquistato gran parte del territorio nazionale, arriviamo fino alla Sicilia, nelle Marche, nell'Alto Lazio. Siamo un'azienda che si sta posizionando nelle prime dieci grandi aziende territoriali nel settore dell'energia che offriamo centinaia di posti di lavoro, che fatturiamo quasi un miliardo di euro. Quindi è una bella risorsa che dovrà continuare però a salvaguardare la missione pubblica. Io sono molto come dire, eh, geloso e orgoglioso di mantenere questo tipo di identità. Questa è un'azienda che pur proiettata nel mercato dovrà sempre preservare le ragioni pubbliche del, di, di, diciamo, di questo tipo di business, perché è giusto che sia così. Lei pensi che a differenza delle altre aziende questa è un'azienda dove si può ancora parlare col Presidente, dove si può chiamare e non ti risponde un albero vocale, dove si conosce il territorio, dove si investe nel territorio. Quindi le ragioni sociali di un'impresa un che, cioè che fa delle, diciamo, delle ragioni territoriali la, la propria ragione sociale. Questa è la mission che voglio preservare e voglio amplificare. Ecco da un punto di vista invece torniamo un attimo alla come dire, politica locale, mm, le chiedo un'opinione, ora non, se si tolga un attimo la giacca da, da presidente di Estra, questa città lei sa bene insomma, che in questi ultimi mesi, mesi in questi ultimi anni insomma, sta davvero perdendo pezzi no, importanti, ecco... Mm, che tipo di, di, di moto secondo lei dovrebbe scattare, insomma, non solo negli Aretini ma anche in tutte le, le, le rappresentanze pubbliche? Perché ci sembra, ma ovviamente non lo so se poi è una cosa che riscontra anche lei, che invece ci, ci sia un po' una sorta di... Città addormentata in questo senso, no? cioè il marchio di Oro Arezzo che probabilmente prenderà la via eh, di Vicenza. La Camera di Commercio non sappiamo, ma sicuramente c'è questo matrimonio con Siena che non sappiamo quello che ci porterà. È notizia delle ultime ore della vendita delle tre Good Bank, insomma, a dubbi e anche lì non sappiamo, tra cui Nuova Banca Etruria, che cosa accadrà in questo caso ai dipendenti, ad esempio, aretini, insomma, le tante aziende che eh, purtroppo anche nel 2016 hanno. Chiuso la loro saracinesca. Ecco, che cosa dovrebbe scattare secondo lei nella, nella mente e nel cuore degli aretini e di chi soprattutto li rappresenta? Ma Arezzo c'è un problema di cara, classe dirigente che sta invecchiando, che è sempre la stessa e che non dà il contributo che dovrebbe dare. Classe dirigente, mi riferisco soprattutto a livelli pubblici, anche alle categorie economiche, perché no? Questa è una città che come dire, ha anche impresso una svolta politica proprio perché i cittadini hanno, hanno percepito questo scadimento della dimensione pubblica, questa perdita di sovranità territoriale. Pensa anche al discorso sanitario, insomma, è stato un tema forte. Ormai le logiche regionali scellerati hanno eh, espulso tutti i servizi pubblici e le loro gestioni, pensate che oggi non siamo più titolari del servizio dei rifiuti perché è stata creata una mega gestione parcellizzando il potenziale dissenso. Oggi ci troviamo a gestire piccole porzioni di potere in un'area vastissima che è l'area della Toscana meridionale. Quello che mi auguro che accada è che ci sia una svolta complessiva come c'è stata ad Arezzo e a Grosseto e magari perché no la prossima volta. A Siena per offrire tutti insieme un modello di governo alternativo come Toscana Meridionale capace di influenzare i livelli regionali. Il problema è, sono le politiche di ordine regionale, oltre alla come dire, dimensione cittadina, perché le risorse sono poche e ormai i livelli decisionali si sono accorpati eh, facendo perdere di potere il, la dimensione comunale. Io sono sempre più preoccupato quando sento parlare di fusioni e accorpamenti perché spesso. Eh, a livello amministrativo e politico, non si ha la reale capacità di trovare le efficienze. Quando si fa una cosa più grande in questo nostro territorio, si fa una cosa con più sprechi, con più centri di costo e mai, e mai con un'effettiva razionalizzazione. Si come dire, promuove un criterio più manageriale e imprenditoriale, e poi ci si ritrova con carrozzoni ancora più grandi. Che, ti, che fanno allontanare i veri decisionali. L'abbiamo visto con le acque, con la gestione delle acque. Sembrava che portassero chissà quale efficienza. È vero, la qualità dell'acqua è aumentata, ma grazie alle dighe, grazie ai grandi investimenti pubblici. Ci siamo ritrovati tariffe schizzate alle stelle, alberi vocali, call center stranieri e, e, e non più nel, come dire, nel, nelle nostre disponibilità questi servizi. Rifiuti idem, vedete quello che è successo. Estra diciamo, è un'eccezione, stiamo mantenendo gran parte del controllo. Per il resto la politica anche si è indebolita, eccessivo populismo che ha portato anche a uno scadimento complessivo delle pubbliche amministrazioni, servirebbe una, come dire, un colpo di remi, una voglia di rompere gli schemi, però questa città è anche molto conservatrice e questo conservatorismo come dire, sociale eh, un po' troppo borghese, attraversa un po' tutte le categorie politiche e, e ci vorrà ancora del tempo per rivoluzionarla questa. Le posso chiedere un'opinione di come stanno lavorando i suoi eredi? In questo caso in Consiglio Comunale o preferisce da presidente <ride> quindi il gruppo Fratelli d'Italia come si sta comportando? Eh, li promuoviamo o li bocciamo? No, no, no io promuovo tutta la, la, la maggioranza, eh, assolutamente. Il Sindaco Chinelli sta faticosamente governando perché governa in una situazione di emergenza con scarsissime risorse, però ha una squadra con buone competenze, un Consiglio Comunale unito e ci sono tutte le condizioni per fare bene. Purtroppo a causa delle politiche statali hanno ridotto all'osso le risorse comunali, perché questo Paese in maniera proprio dannata non cerca mai i risparmi dove deve cercarli, cioè sui livelli nazionali, continua a martellare i territori e a prendere... Dove si spendono meglio i territori? Perché il sindaco oggi è l'unico soggetto politico legittimato e raggiungibile. Il sindaco è quello che è più è in grado di spendere bene e meglio. Ci sono un sacco di enti clandestini distanti dalla, dal cittadino che non sono controllabili e controllati, che spendono un sacco di risorse. Invece si continua a impoverire e a drenare risorse dal territorio per accentrare risorse che non si sa dove vanno. Senta Macri, io lei me la ricordo come, come punto di riferimento di molti giovani aretini, me lo ricordo quindi poi come il passaggio naturale alla politica, quindi di nuovo come riferimento di, un, di tanti giovani, di, 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 di un partito, quindi di una, di una forza politica. Direi che lei fondamentalmente era... <coughs> Eh, un eh, capo popolo che naturalmente passa alla politica e, e quindi anche proiettato, secondo me, verso un futuro di una carriera politica eh, certa. Ecco, aver accettato invece di ricoprire un incarico come questo. Che un incarico manageriale, quindi allontanarsi dal su, di fatto costringe ad un allontanamento dal da da, da suo popolo, dalla sua dalla politica, perché poi ah, è un ruolo più, sicuramente più pragmatico. Lo vediamo anche nelle sue interviste di oggi, che chiaramente ha perso quella, quel mordente, quel. Eh, 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 quindi, eh. quel eh, ma è naturale, insomma, se si vuole fare il manager di un'azienda come questa, lei oggi ci parla di. si sente un manager giustamente. È evidentemente il ruolo è diverso. Non pensa che eh, po possa ecco, pre Visto che lei è ancora molto giovane, averle precluso la possibilità di una brillante carriera politica? Ma guardi, diciamo il centrodestra, come dire, vive un periodo di. Mh, ristrutturazione si deve rilanciare. Eh, io ho vinto insieme ad altri, ho, come diceva la, la sua collega, ho contribuito in maniera importante a, alla vittoria del sindaco Chinelli. Ripeto, questo è un modo diverso e che è un momento estremamente formativo anche per il sottoscritto e comunque è un modo diverso per contribuire al governo del territorio. Se lei stesse con me qui tutti i giorni o alcuni giorni della settimana vedrebbe quanta politica faccio, ma nel senso puro del termine, perché Estra, proprio con la sua contribuzione sociale, con la forza finanziaria che ha di aiutare i territori e le iniziative e i progetti di tutti i sindaci, eh, riversa e partecipa come dire, a tante iniziative di questo territorio in collaborazione con le amministrazioni comunali, ci sono stagioni politiche in cui si fa polemica, si fa proposta e poi ci si assume delle responsabilità. Questo è il momento di assumersi delle responsabilità, si cresce e si lavora, poi ci sono altre stagioni in cui eh, potrò continuare il mio percorso politico se ci saranno le condizioni. Io però sono una persona da sempre anche impegnata nel lavoro, nelle imprese, quindi... È una dimensione che mi appassiona e mi, mi gratifica assolutamente. E ribadisco da qui posso sostenere tante progettualità e concretizzare le tante parole che ho speso nel tempo. Le faccio un esempio: il mio goal è sempre stato la sicurezza. Io con Estra sto lavorando dei progetti con dei sindaci per sperimentare degli innovativi sistemi di videocontrollo per attuare politiche di sicurezza nei comuni e sto esaltando. Sì. Però ascolti, A io, io mi anche chi l'ha preceduta in questo, questa poltrona, e, e quindi da Polli, da anche lo stesso Sciolfi. Cioè, diciamo, era un incarico un po' di fine carriera politica. No? Perché eh, sono. Eh, insomma, per voglio loro, dire per loro. Eh, ora, io non che così. le dico, non no, è no, che. È no, c'è stato chi è stato allontanato. Chi no, era... no, 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 ma diciamo che politicamente. Mm. Eh, insomma, se, credo che se si abbandona un po' la, la piazza, si, se si è, poi si rischi di non lo so. Questo io lo chiedo a lei, che l'avrà valutato. Questo quindi Ma credo no, siano no, due, non, non, non pensa che siano due carriere diverse, cioè quella del manager pubblico. La mia carriera è, è quella nel del privato, pubblico. sono le mie aziende, le aziende di famiglia. Questa qua, io questi tipi di incarico li concepisco come servizio civico pubblico. In questo caso. Non si può proprio definire così perché è anche una dimensione lavorativa importante, però non la vedo così, Io ho 43 anni, ho la mia forza, il mio consenso, il mio gruppo politico, non sono uno di un gruppo, sono diciamo, il rappresentante di un, di un filone politico-culturale e continuo a lavorare, non mi sento minimamente in queste condizioni. È una stagione ma le assicuro che avrò la forza per cambiare se, se voglio questo tipo di percorso bene siamo veramente a conclusione di questa bella e lunga chiacchierata con il presidente Macri abbiamo capito che la politica si fa in tante maniere adesso per Francesco Macri c'è questa stagione qua per fare questo tipo di politica anch'io francamente sono convinta di questo perché paradossalmente la politica si fa anche con, no? con un, una emittente televisiva bene, ad esempio, facendo bene, il ad esempio facendo bene il proprio lavoro comunque non per però effettivamente la, la bella provocazione che lancia Faltone, insomma, mi pare che Francesco Macri l'abbia eh, raccolta bene allora, grazie di questa chiacchierata mi interessava, se è possibile, magari in un'altra intervista, approfondire quel discorso del videocontrollo. Perché devo dire che è una delle cose che i cittadini a noi. Eh, che non basta, però eh, perché se eh, no è un, Serve noi, diciamo, un insieme di attività per assicurare più, più come dire, sicurezza appunto ai territori. però. Ci spazieremo anche su questo, se il Comune credo di Arezzo farà un bando ora per una implementazione del sistema parteciperemo anche noi. Ecco, insomma, vi, vi, vi staremo volentieri con gli occhi e le telecamere addosso anche perché, come sa anche il nostro Faltone, insomma, è una delle cose che i cittadini ci segnalano eh, sempre più eh, spesso. Quindi grazie Presidente di questa chiacchierata, la lasciamo lavorare, molliamo il suo ufficio, portiamo via le telecamere e magari ci ritroviamo per un'altra chiacchierata più avanti. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie, grazie. a entrambi. Grazie.